Se avete già chiamato il medico di famiglia per chiedergli di vaccinarvi contro il Covid o se pensate di farlo a breve, bene, aspettate. È vero, l'accordo a livello nazionale c'è, ma sono solo regole generali, poi ogni regione dovrà applicarsi. Alcune lo hanno già fatto. L'Abruzzo. L'intesa sottoscritta a livello nazionale ha disciplinato soltanto delle regole di buon senso. E quindi una cornice entro cui poi si dovranno stipulare specifici accordi regionali. A tutt'oggi, che io sappia, almeno 10 regioni hanno già sottoscritto tali accordi. La scorsa settimana la regione ha convocato le organizzazioni sindacali della medicina generale, si intende per medicina generale i medici di famiglia, i medici di continuità assistenziale, i medici di emergenza sanitaria territoriale, la medicina dei servizi e i medici del corso specifico in medicina generale. Ha convocato quindi la scorsa settimana, quindi in un primo incontro. Poiché non vi è obbligatorietà da parte della regione a coinvolgere la medicina generale, né d'altronde c'è l'obbligatorietà da parte della medicina generale a parteciparvi, nella riunione della scorsa settimana si è sancito, da un lato, la disponibilità della medicina generale a partecipare alla vaccinazione anti-Covid, dall'altra la volontà dell'assessore a coinvolgere la medicina generale. Se mi chiede su come, dove e quando, io le dico che in quella riunione non è stato stabilito quale tipologia di vaccino i medici di medicina potranno somministrare. Dove non è stato stabilito se la vaccinazione dovrà essere effettuata negli studi dei medici di medicina generale o nelle sedi messe a disposizione dalle ASL o in parte negli studi e in parte nelle sedi, né quando, cioè da quando dovrà essere coinvolta la medicina generale. Neanche a chi, cioè a quale categoria di persone, quale fascia di età. Non è stata aperta nessuna discussione in tal senso, è stata rinviata a una riunione da convocarsi a breve, il resto lo ha stabilire tutti questi aspetti. Sul attualmente lato del compenso avete già invece un'idea? Attualmente non, in quella riunione, ripeto, si è sancito soltanto la disponibilità della medicina generale a partecipare e la volontà dell'assessorato a coinvolgere la medicina generale. Si è rinviata a successiva data da destinarsi tutto il resto, per cui dico ai cittadini, oggi i medici di medicina generale, i medici di famiglia non sono nelle condizioni di poter fornire alcune indicazioni ai cittadini. Speriamo in un breve incontro da parte dell'assessorato affinché anche l'Abruzzo possa sottoscrivere un accordo così come è stato fatto nella stragrande maggioranza delle regioni. Voi avete già ricevuto delle telefonate di cittadini che dicono posso farmi il vaccino da lei, dottore? Beh, purtroppo questo è un aspetto che io ho sottolineato nell'ultima riunione. Cioè ho pregato l'assessorato, ho pregato la dirigenza affinché da parte dei dirigenti delle ASL, dei dirigenti dell'assessorato alla sanità, vengano date notizie chiare, vengano date una comunicazione precisa, altrimenti si creano soltanto confusione e disagi alla popolazione. Il paziente, l'unico riferimento che ha il medico di medicina generale, e alle richieste del cittadino il medico di medicina generale non può dare alcuna risposta perché non è in possesso.